Il Crotone scende di nuovo in campo per la solidarietà. In occasione delle festività natalizie, la società dei fratelli Vrenna ha deciso di far produrre e mettere in vendita una edizione limitata delle maglie del gioco che i calciatori indosseranno il 26 dicembre con il Trapani, maglia bianca, e il 29 dicembre con il Palermo, maglia rosso-blu. Le divise saranno messe all'asta online su eBay a partire dal 30 dicembre e l'intero ricavato sarà devoluto alla mensa dei poveri Padre Pio di Crotone. Una grande e lodevole iniziativa che siamo sicuri i crotonesi abbracceranno. Per quanto riguarda poi la gara con il Palermo di domenica 29 dicembre, i tifosi potranno acquistare il tagliando per il settore tribuna scoperta distinti in pratica a 10 euro, giusto per riempire lo stadio e stare vicini alla squadra. Il botteghino dello Scida sarà aperto venerdì 27 dicembre e sabato 28 dicembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, domenica 29 dicembre dalle 9.30 alle 13. Da Drago ora una breve dichiarazione dell'incontro di questo pomeriggio. Sì, hanno dimostrato ancora una volta il loro valore, non solo bravi ragazzi in campo ma anche fenomeni fuori dal rettangolo di gioco, perché si mettono sempre a disposizione quando ci sono sia delle iniziative benefiche sia quando c'è da far divertire i piccoli bambini, quindi ancora una volta un onore a questi ragazzi. Una battuta sul Trapani, prossimo avversario del Crotone, come hai sempre detto tu, si pensa una gara alla volta. Il Trapani arriva da una vittoria esterna e il Crotone da 5 risultati utili consecutivi. Sì, è una partita difficile, ma come lo sono tutte in Serie B, l'ultima gara lo dimostra, quindi c'è tantissimo equilibrio, è normale che noi adesso dobbiamo recuperare energie fisiche ma soprattutto mentali per poi ritruffarci in queste due gare importanti che chiuderanno il girone d'andata. La Regina giocherà in casa con l'Avellino, non sarà facile, ma gli uomini di Azzori dovranno mettercela tutta per accumulare più punti possibili prima dell'inizio del ritorno e del calciomercato a cui il presidente Foti dovrà assolutamente far ricorso. Naturalmente la società è d'accordo con la società. Dovremo cercare quegli elementi che veramente siano di supporto e d'aiuto per questa squadra che ha bisogno. Che partita sarà? Innanzitutto mi auguro che questa partita, anziché iniziare col piede storto, inizia col piede giusto, cioè voglio dire che speriamo che qualche episodio sia a noi favorevole, perché poter sfruttare questa inerzia a nostro favore. E quindi da questo punto di vista mi auguro che sia una partita di questo genere. Poi sul campo so che dovrò lottare, dovrò battermi fino alla fine, perché è un impegno durissimo, perché l'Avellino, i risultati dell'Avellino sono sugli occhi di tutti e di conseguenza affrontiamo una squadra in salute, che sta bene, che corre, che lotta, perciò insomma noi dovremo combattere colpo su colpo queste caratteristiche. Dobbiamo vivere la giornata e concentrarsi sugli nostri allenamenti, che poi da lì partirà tutta quella che è la partita, quindi arrivare fino a giovedì che è la gara e concentrarsi e dare il meglio di sé per questa partita, quindi cercare di ottenere il meglio ogni singolo giorno, ecco, senza stare a guardare la classifica, che veramente altrimenti se no veramente ci mette col morale sotto i tacchi, perciò non la guardiamo adesso ma concentriamoci solo sull'Avellino, che è la nostra cosa più importante. Domenica prossima sarà l'ultima dell'anno e l'ultima del girone di andata, con il Palermo allo Scida, una grande occasione per tifare Crotone.